il momento della moviola e abbiamo il primo grande esperto in... è il momento della moviola, no, Fanto? Sì, Gene, il nostro ospite. Allora, abbiamo il grande esperto, il più grande esperto di venti, di ventilazione in Italia, il professor Giuliacci. Salve, buonasera. Allora, professor. Buonasera, buonasera. Allora. Quindi lei è in grado di calcolare tutte le cose in base al vento, cioè assolutamente. Lei ha una visione ventocentrica del campionato. Certamente, venti, correnti, venti, tutto. Venti, correnti, tutti. Allora, vediamo queste immagini e poi lei ce le commenterà. Certo. Qui c'è il pallone che torna indietro per il vento. Ecco. Sì, quindi, questo è proprio un esempio, così, un tipico caso di corrente ascensionale di tipo B. Perfetto. Esatto. Ecco, bene, allora. Questo tiro di Vucinic è... No, questo non era quello di Vucinic, lei ha guardato bene, questo era un tiro per noi, volevamo mostrare che il vento era un vento che spesso causa... Esatto. Era, diciamo, una presentazione di come può girare. Vediamo veramente le immagini di Vucinic. Lei non sa chi è Vucinic, ecco, molto bene. Ecco il tiro di Vucinic. Ecco, adesso ha riconosciuto Vucinic. Cos'è successo? Cosa è successo? Comunque, lei è ventologo, siamo sicuri che è ventologo? No? No, io non ho alcun dubbio. Noi ci ho passato anni, anche nella galleria del vento, a studiare. Va bene, allora ci parli di questo. Quello che volevo spiegare, appunto, di questo, quello che abbiamo visto è proprio un caso tipico di corrente ascensionale di tipo B. Cioè, il tiro di Vucinic senza l'effetto del vento sarebbe finito sul set. Cioè, senza l'influenza del vento... Quindi, lei vuol dire, scusi se mi interrompo, che certe volte noi critichiamo i giocatori senza sapere cosa c'è dietro. Certo, perché in questo caso senza l'influenza del vento sarebbe stato un gol. Certo. E invece una corrente ascensionale ha deviato la palla che è finita fuori. Certo. Vediamo un altro episodio così, perché lei mi sta incuriosendo. Ah, ma certo. Vediamo. Questo è Quaresma, credo. Esatto. Questo è gol, di Quaresma. Ma questo credo che non ci sia bisogno di altre spiegazioni, no? Certo. Assolutamente. Questo è proprio un caso di corrente discensionale di tipo paranormale, che è l'unico evento in natura che consente a Quaresma di segnare. Perché lui non segna un gol, ma neanche col vento a favore, quindi, assolutamente. Quindi lei è... va bene. Vediamo il prossimo. Ebbene sì. Vediamo, forse c'è un episodio di oggi, credo che assolutamente, certo. Vediamo un episodio di Semioli proprio dalla partita di oggi di Sampdoria-Lazio. Vediamo. Questo è un gol sbagliato clamorosamente da Semioli. Assolutamente. E su questo proprio ci siamo interrogati molto, non riuscivamo assolutamente a capire che lei è ventologo, siamo sicuri che lei è ventologo. Come no, ma lei è ventologo. Non capisco questi dubbi. Sono dubbi che mi vengono ogni tanto vedendola. Comunque, cosa è successo? Assolutamente, questa è una materia molto complessa e quindi non riuscivamo a capire cosa fosse successo. Allora abbiamo indagato, anche abbiamo ascoltato meglio l'audio, perché su quel campo, in questa giornata, non risultavano venti, correnti. Dall'audio abbiamo capito. Se riascoltiamo un attimo l'audio bene, capirete cosa è successo. Vediamo cosa è successo. Eccolo. No, questa è una corrente ascensionale di tipo antropico, causata da un uomo. Stiamo indagando chi è quell'uomo. Va bene, io lascerei stare il nostro intorno. Germario, solo delle novità.